Buongiorno e bentrovati da Andrea Semino. Siamo giunti alla terza puntata di TG Turismo, programma ideato da TV Turismo e CorrierTurismo.com. Partiamo subito con il primo servizio. Andiamo al Passo del Tonale, dove in una location straordinaria, unica nel suo genere, si tengono concerti con strumenti particolari. Eccoci, buongiorno. Oggi ci troviamo in una location straordinaria, direi unica nel suo genere. Siamo in compagnia di Vania Zampatti, mi occupo dell'ufficio stampa e della comunicazione per il consorzio Ponte di Legno Tonale. Allora, come avete capito, siamo a metà strada del ghiacciaio Presena. Questo che vedete alle nostre spalle è un igloo vero e proprio, costruito nel mese di dicembre, se non vado errato. Abbiamo iniziato a novembre e i lavori sono andati avanti per un mese e mezzo con due squadre di lavoro che hanno lavorato giorno e notte. Ecco, come potete vedere, questo igloo è a forma di teatro, perché all'interno di questo contesto viene praticamente eseguito un concerto, no, di musica, di strumenti musicali realizzati proprio con il ghiaccio. Questa è la particolarità di questo, diciamo, evento, no? Esatto, si tratta di un teatro molto speciale, è un progetto di Tim Linnard, che è un artista americano. Sì. È un teatro completamente in ghiaccio, al cui interno ci sono degli strumenti realizzati sempre in ghiaccio, e noi stiamo organizzando ogni settimana, da gennaio fino al 30 marzo, quattro concerti. Ogni giovedì e ogni sabato proponiamo questa esperienza musicale davvero unica. Giovedì abbiamo la Ice Music Orchestra, che ha un repertorio di musica classica che spazia da Vivaldi a Tchaikovsky, con alcuni brani anche di musica popolare ed altri specifici ideati apposta per Ice Music. Mentre il sabato abbiamo anche ospiti internazionali con generi diversi, che vanno dal jazz al rock alla musica italiana degli anni 80. Perfetto, diciamo le date, i giorni in cui viene eseguito appunto questo concerto? Tutti i giovedì e tutti i sabato fino al 30 di marzo. Fino al 30 di marzo, che è la data di chiusura, diciamo, di questa location. Esatto, avremo il grande. Anche perché poi col caldo presumo che si sciolga, no? Sì, poi dovremo arrenderci all'arrivo della primavera. E magari poi il prossimo anno verrà riproposto? Sì, la nostra idea è proprio quella di riproporlo, perché è un'idea molto particolare che è piaciuta molto. Purtroppo molte date sono andate esaurite, e quindi vogliamo dare anche l'anno prossimo la possibilità a chi non è riuscito a venire di poter venire in questi concerti. Perfetto, allora invitiamo tutti a venire appunto a questo Ice Music. Come si chiama il teatro? Il teatro si chiama Ice Mercedes-Benz Bonera Ice Dome, okay. E il festival è Ice Music, nel comprensorio Ponte di Legno Tonale. Perfetto, allora facciamo poi una panoramica di questo teatro per far vedere a tutti come è stato realizzato, e poi ascoltiamo insieme il concerto. Ringraziamo Vania per la, diciamo, l'intervista che ci ha concesso. Grazie a voi, buon concerto. Grazie.
Realizzavo sculture di ghiaccio e a un certo punto mi sono chiesto: riuscirò a realizzare anche degli strumenti di ghiaccio? Ecco com'è nata l'idea, lì è iniziato tutto. Sempre al Passo del Tonale abbiamo intervistato il signor Stefano Negri, proprietario dell'Hotel delle Alpi. Buongiorno e bentrovati, oggi siamo al Passo del Tonale in compagnia di Stefano Negri, che è il titolare dell'Hotel delle Alpi, un bellissimo 4 stelle appunto al Passo del Tonale. Stefano, buongiorno. Buongiorno a te. Ecco, la prima domanda, visto che comunque siamo già a tre quarti di stagione, quali sono i dati appunto relativamente all'affluenza, comunque anche alla stagionalità? Noi registriamo dei buoni arrivi, abbiamo iniziato la stagione invernale con degli ottimi risultati dal punto di vista del mercato italiano, c'è stato un ottimo ritorno sul periodo del Capodanno, del Natale, dell'Epifania, quindi abbiamo iniziato bene, abbiamo avuto qualche problemino iniziale sulla mancanza di neve, cosa che per il Passo del Tonale è abbastanza strano, sì. Però effettivamente, pur avendo sempre delle ottime piste ben innevate grazie all'annevamento programmato, siamo oggettivamente il panorama era un po' meno invernale rispetto al normale. Però abbiamo iniziato bene, poi abbiamo iniziato con la stagione invernale delle settimane bianche, noi abbiamo un'ottima affluenza del mercato straniero, abbiamo tantissimi arrivi dal nord Europa, dalla Danimarca, Svezia, Belgio, abbiamo tanti arrivi dall'Inghilterra, abbiamo ottimi arrivi anche dalla parte dell'est Europa, parlo di Polonia e Repubblica Ceca. E abbiamo una buona affluenza anche dal sud, parlo dell'Israele, parlo sempre dal punto di vista del fuori nazionale. Dall'Italia invece da dove arrivano prevalentemente i turisti? Italia abbiamo tutta una parte di arrivo, parlo di località, abbiamo ottimi arrivi dall'Interland, quindi dal Milano, Cremona, Brescia, Bergamo, Lombardia in generale, certo. Mentre per quanto riguarda il ricettivo abbiamo più arrivi dal centro e sud Italia, parecchia Toscana, parecchio centro Italia, Umbria, Lazio. Anche Roma, sì, certo. Sì, sì, insomma. Comunque è una località che sta crescendo, è una località che continua a investire. Abbiamo investito quest'anno, abbiamo un nuovo lago da 120.000 metri cubi d'acqua che
è un bacino importante e fondamentale per quello che riguarda sia l'allineamento programmato ma anche la riserva d'acqua, che certo. È importante. Abbiamo iniziato 2 giorni fa i lavori per un nuovo centro termale, sono 24 milioni di euro di investimento. Sarà un centro termale unico. Comprensivo di tutto il Passo del Tonale? Sarà realizzato a Ponte di Legno. A Ponta di Legno, per cui qui vicino. Ponte del Tonale. Abbiamo questo centro nuovo su Ponte di Legno, avremo un nuovo Family Village, quindi una struttura specifica per i bambini e quindi per le famiglie proprio al Passo del Tonale. E insomma, continuiamo a... è una località viva che continua a crescere, numeri in aumento dal punto di vista degli arrivi. È anche facile da raggiungere, per cui diciamo è un punto strategico per chi arriva sia dalla Lombardia ma anche dal Trentino, di conseguenza siamo esattamente a metà strada. A metà strada, per cui è comodo, diciamo. Esattamente. Ci troviamo in una bellissima location, molto particolare, che tra l'altro vedo dei distillati. Questa che sala è esattamente? Questa è la nostra sala sigari distillati, per chi vuole ritagliarsi un momento di tranquillità fumando un buon sigaro della nostra selezione e un buon distillato. Qui da noi possono trovare una profonda offerta di distillati, dai rum ai whisky, agli armagnac, ai cognac, ai brandy e alle grappe. Quindi questa, come si può vedere, è un ambiente tutto in legno antico, con delle foto relative al Passo del Tonale d'epoca, stampate su alluminio, quindi con un effetto retro interessante. E qui i nostri clienti, quelli che amano questo tipo tipologia di relax, si possono rilassare e degustare le nostre offerte. Abbiamo anche un'offerta molto importante dal punto di vista dei vini, è una delle mie passioni. Pur essendo un hotel, abbiamo un'offerta vini abbastanza molto importante. Ampia. Nella nostra cantina vini abbiamo oltre 1000 etichette di vino. Siamo specializzati soprattutto sul vino italiano, abbiamo anche qualche etichetta straniera per forza di cose, e la nostra offerta è una selezione molto ampia dal punto di vista del nord Italia. Chiaramente poi abbiamo anche tutta una serie di vini del centro e del sud, avendo delle zone di produzione di alta qualità e importanti a livello nazionale e internazionale. Con la cantina è aperta anche agli esterni o soltanto per il, diciamo, i clienti dell'hotel? Noi organizziamo degustazioni di vini per i nostri clienti in primis, però chiaramente abbiamo anche, soprattutto dal mondo degli ospiti del nord Europa, quindi Danimarca e Svezia, sono molto attenti al discorso vino. Abbiamo anche parecchie visite dall'esterno, certo. E organizziamo queste degustazioni anche per loro. Normalmente facciamo fare un piccolo viaggio nel mondo del vino trentino e lombardo, essendo a metà delle due zone di produzioni migliori, dal mio punto di vista le due produzioni più importanti delle bollicine italiane. Da una parte abbiamo Franciacorta, dall'altra parte abbiamo Trento DOC. Certo. Iniziamo da una bollicina, poi facciamo assaggiare un vino bianco magari trentino o della Val Camonica, profumato con le caratteristiche dell'uva di alta montagna, e poi facciamo un piccolo tour del vino rosso, salendo, andando a crescere, facciamo assaggiare le nostre produzioni. Abbiamo un ottimo riscontro, la gente ama il nostro vino e soprattutto è molto interessata ad assaggiare vini della produzione locale. Questo è quello che cerchiamo di trasmettere ai nostri ospiti, ed è un valore aggiunto ben apprezzato e ben seguito da diversi clienti che poi ritornano e vengono a scegliere. Esattamente. Bene Stefano, so che tenete in modo particolare la cura della vostra cucina. Guarda, noi abbiamo la fortuna di essere selezionati dalla Guida Michelin negli ultimi 11 anni in modo consecutivo. Abbiamo un'attenzione ai prodotti locali, quindi cerchiamo di riproporre nella nostra cucina tutte le produzioni di un certo livello locale. Facciamo, oltre a
a proporre dei piatti locali durante la settimana nei menu normali. Abbiamo due cene tipiche, le chiamiamo tipiche perché sono più che altro sono cene di prodotti regionali. Ne facciamo una trentina e una lombarda, sempre per mantenere questa connotazione di passo fra questa due, bivalenza, fra due realtà. E queste cose sono, queste iniziative sono molto apprezzate. Abbiamo clienti che degustano questi prodotti, si informano, fanno delle domande, e questo ci dà un riscontro sul fatto che ci sia sempre più interesse dal punto di vista sia culinario, quindi dal punto di vista gastronomico, che anche dal punto di vista enogastronomico, perché noi cerchiamo sempre di fare poi un abbinamento a questi piatti con vini del nostro territorio. Questo abbinamento funziona molto e la gente apprezza in modo particolare. Parliamo delle camere, che tipo di servizi date? Noi proponiamo 5 tipologie di stanza. Abbiamo la stanza comfort, abbiamo la deluxe, abbiamo la junior suite, abbiamo la family room e poi abbiamo delle suite tematiche. Tutte le nostre stanze hanno una caratteristica di montagna, quindi uno stile montano, tentando sempre di dare una linea moderna ma con delle finiture utilizzando i materiali del posto. Certo. Queste 5 tipologie permettono di andare a soddisfare tutta una serie di clientela diversa che noi abbiamo, e poi i nostri clienti hanno tutta una serie di servizi all'interno del nostro hotel, dal centro benessere con una piscina interna e esterna, un idromassaggio interno ed esterno. La caratteristica del nostro centro benessere è di essere rivolto tutto verso l'esterno, perché non è nell'interrato ma è al piano superiore, è caratterizzato dalle vetrate ampie, da quello si può ammirare la Presnella, che è la montagna più alta del nostro comprensorio. Possiamo dire che è anche comunque sulle piste da sci, sì, che distano esattamente 50 metri. Esattamente. Di conseguenza è anche molto comodo. Da sulle piste, comodo, e quindi adatto sia alle famiglie che al cliente sportivo. Per le famiglie abbiamo anche un baby club, abbiamo diverse iniziative di incentive, sono le aziende che vengono a passare le loro vacanze all'interno della nostra struttura, utilizzano la nostra sala meeting, magari che richiedono la degustazione dei vini, hanno il loro momento nella sala sigari. Insomma, cerchiamo di dare un'offerta comprensiva di tutti i servizi che caratterizzano la nostra offerta. Insomma. Perfetto. Allora, noi vogliamo invitare i turisti e tutti coloro che ci seguono da casa a venire al Passo del Tonale all'Hotel delle Alpi. Vogliamo dare i requisiti, i numeri per potervi contattare? Hotel delle Alpi, quindi al Passo del Tonale, il numero di telefono è 0364903919. E il nostro sito internet è www.iridehotels.com. All'interno del sito trovate l'Hotel delle Alpi con tutte le offerte che riguardano sia la prossima stagione estiva che quella successiva invernale. Per qualsiasi necessità o offerta vi do anche la nostra mail, dellealpi@iridehotels.com. Perfetto, ringraziamo allora il signor Stefano, a voi studio. Trasferiamoci a Livigno, dove la stagione invernale dura più a lungo rispetto alle altre località alpine. Buongiorno e bentrovati, oggi siamo a Livigno, il panorama come potete vedere è prettamente invernale dopo un'intensa nevicata notturna, diciamo che le piste sono perfettamente nevate, tanta gente e soprattutto la neve potrà così durare fino a fine stagione. Un candido manto bianco ricopre completamente il paesaggio di un'ampia e lunga vallata che si apre alla vista di coloro che giungono a Livigno. Il paese è situato a 1800 metri e si estende nell'area compresa tra il passo della Forcola e il lago di Livigno, che distano tra loro circa 11 km. L'architettura delle case tipiche di montagna si fonde con la bellezza del paesaggio alpino, formando un lungo serpentone di abitazioni di piccole e medie dimensioni.
una splendida zona pedonale ricca di negozi, percorre tutto il centro del paese, dando così l'opportunità di abbinare lo shopping a una sana passeggiata lontano dal caos del traffico cittadino. Ciò è dovuto al fatto che Livigno, oltre a essere una rinomata località turistica, meta di sportivi appassionati dello sci e della montagna, è anche zona extradoganale. Livigno è parecchio movimentata, soprattutto durante la stagione invernale, quando la neve è bianca alle oltre 70 piste da sci. 115 km attrezzati per ogni grado di difficoltà e per ogni tipo di sport invernale, sci, snowboard e sci di fondo, dispongono di impianti di ultima generazione in condizioni impeccabili. In alternativa allo sci c'è Acqua Granda, centro sportivo indoor dedicato al fitness e piscina olimpionica, con tre nuovi scivoli di 12 metri di altezza e 100 di lunghezza, che escono ed entrano nella piscina. La stagione invernale di Livigno avrà termine a fine aprile. Parliamo ora con alcuni operatori turistici di Livigno, che ci presentano le loro strutture. Partiamo con il Garni Oasi. Eccoci, buongiorno, siamo a Livigno, al Garni Oasi. Siamo in compagnia di due giovani, che sono i titolari del Garni insieme alla mamma Raffaella, che sono Vanessa, giusto? Sì. E Mirko. E Mirko, sì. Ok, partiamo da Vanessa. Vanessa, quando è nato questo hotel, questo Garni? Allora, questo B&B nasce nel 1992 da mamma Raffaella e papà Battista, che hanno deciso di intraprendere questa strada, e adesso da un po' di anni siamo subentrati anche noi nella gestione dell'albergo. Ecco, vedo che è in continua ristrutturazione, nel senso che ogni anno riammodernate delle stanze, ma anche vedo la hall, sì. Ho visto che avete riammodernato, sì, anche esatto, la sala da pranzo. Ecco, quali sono poi le caratteristiche che offrite ai clienti di questo B&B? Sì, il nostro B&B è un piccolo bed and breakfast a gestione familiare, quindi siamo tutti noi, siamo cinque fratelli con la mamma e il papà. Tutti lavorate qui all'interno della struttura? Noi due sorelle e un fratello, okay, per adesso. Okay. E quindi è un piccolo B&B a gestione familiare, offriamo un servizio di camera colazione, abbiamo una sala colazione nel piano sotto, e offriamo una colazione a buffet con sia dolce che salata, abbiamo un deposito riscaldato per i nostri clienti. Le camere sono delle normali camere doppie. Certo. Ma direi che è importante anche la posizione, perché siamo a un centinaio di metri, sì, da siamo carosello 3000, giusto? Esatto, vicinissimi al carosello 3000, l'impianto di risalita che sale poi a 3000 metri, quindi d'inverno in una posizione comoda, soprattutto per raggiungere gli impianti, certo, di risalita. Vedete anche lo ski bus qua, esatto, davanti. Abbiamo, esatto, la fermata dell'autobus qua vicino, quindi per raggiungere anche l'altro versante, il Motolino. Abbiamo la fermata a 50 metri dall'albergo, gli autobus a Livigno sono gratuiti, quindi direi che è un'ottima posizione per l'inverno. Molto bene. Ecco, passiamo un attimo a Mirko. Mirko, intanto buongiorno anche a te. Buongiorno. Parliamo di Livigno, visto che tu, immagino, dal fisico sei anche un atleta, e di conseguenza volevo sapere un attimo l'andamento della stagione proprio della località, più che della struttura. Come sono andate le cose quest'anno? Ma la stagione è tuttora in via di sviluppo, perché non siamo alla fine, la stagione chiude alla fine di aprile, inizio maggio, quindi è una stagione lunga per noi a Livigno. È andata bene, sta andando bene, ci sono stati tanti turisti, soprattutto lavoriamo con turismo straniero, dell'estero. Principalmente da dove arrivano i turisti? Allora, principalmente vengono dalla Polonia, dal Belgio, dalla Danimarca, tedeschi e anche italiani. Anche italiani, certo. Comunque, ecco, perfetto. Quali sono gli eventi che catalizzano maggiormente l'attenzione dei turisti qui a Livigno? Ma principalmente... Parliamo di periodo invernale, sì, ovviamente. Sì. Principalmente gli avvenimenti sono... Si parte con l'inizio della stagione a inizio dicembre con la Sgambeda, che è un circuito internazionale di sci nordico. Perfetto. Poi durante la stagione comunque abbiamo altri eventi che riguardano lo sci alpino,
Principalmente la località si sviluppa appunto sullo sci. Sullo sci, ecco, per cui ci sono anche piste di sci di fondo, naturalmente. Certo. Quanti chilometri di piste ci sono qui a Livigno? Allora, chilometri di piste sono 115 riguardante lo sci alpino e 40 lo sci nordico. Ci sono eventi, diciamo, da qui alla fine della stagione? Certo, la conclusione della stagione c'è un periodo che va dal 6 aprile quest'anno fino alla fine inizio maggio per quanto riguarda lo Ski Pass Free, che è una promozione che Livigno offre sia per quanto riguarda dicembre sia per quanto riguarda aprile. Quindi per un soggiorno di minimo 4 notti avete la possibilità di avere lo Ski Pass gratuito offerto appunto dalle strutture di Livigno. Vanessa, ci vuoi fornire i dati per potervi contattare, vale a dire numero di telefono, indirizzo mail e sito internet? Certo, allora l'indirizzo mail della struttura, quindi se volete mandare un'email così, è info@garnioasi.it, numero di telefono 0342 970 268, mentre il nostro sito internet, cioè dove trovate tutte le informazioni sul nostro B&B con foto e video, è www.garnioasi.it. Inoltre sul sito troverete anche il booking online, quindi se volete fare una prenotazione direttamente potete farlo anche dal sito internet. Benissimo, ringraziamo allora Vanessa e Mirko per l'attenzione che ci hanno prestato, e da qui, da Livigno, dal Garnioasi, è tutto, a voi studio. Grazie. Grazie, vi aspettiamo al Garnioasi. Ora è il turno della signora Sharon, che ci presenta il suo hotel Daniela. Buongiorno amici e bentrovati, siamo ancora a Livigno, siamo in compagnia di una bella signora che si chiama Sharon ed è la titolare dell'hotel Daniela, appunto qui a Livigno. Buongiorno Sharon. Buongiorno. Ecco, questo è un hotel, diciamo, di tradizione familiare, vero? Esatto, nasce nel 78 e avevamo al lavoro la nonna, che è stata una figura molto importante per questa realtà, per poi passare in questi da 10 anni a questa parte direttamente, perfetto, direttamente nostra, esatto. Esatto. Ecco, questo Garni è, diciamo, è un bed and breakfast, no? Per cui fornite ai clienti di colazione, immagino, avete servizio di camere, ho visto, anche molto belle, per cui avete anche delle belle suite, no? E spazi comuni, che sono appunto questo bellissimo salottino che vedo che è stato rinnovato con delle bellissime anche fotografie. Di chi sono queste fotografie? Queste fotografie di un grande appassionato fotografo. Che è il marito, giusto? Che è il marito. Esatto. E si chiama, vogliamo dirlo, si che così facciamo. Fabio Borga. Fabio Borga, che è molto conosciuto in zona perché comunque è molto bravo, devo dire. E nel tempo libero, appunto, ne approfitta. Lo fa di passione, scappa. Ecco, diciamo. Esatto, esatto. È immortale a queste immagini di Livigno. Ecco, volevo chiedere quali altri servizi ha il Garni? Allora, vabbè, iniziamo la giornata con, diciamo che il nostro clou è la colazione, la parte principale del servizio principale che diamo ai nostri ospiti, per quello ci teniamo comunque a fare un buffet molto ricco, abbondante, certo, che soddisfi un po' tutti i palati, dai dolci ai salati, certo, diciamo. Certo. Quanto è importante essere così ubicati in centro, proprio nel nucleo del centro del paese? Perché qui il comune, la piazza del comune dista 50 metri, per cui diciamo siamo proprio nel centro di Livigno, possiamo dirlo. Ma anche sugli impianti di risalita. Esatto. Sono qua. Quanto è importante per voi? Sicuramente è importante, anche se forse il cliente, non parlo di chi magari viene già da molto tempo, ma magari il cliente nuovo lo scopre di conseguenza, dopo essere stato, perché non essendo sulla strada principale, rimaniamo un po' nascosti, quindi non sempre ci trovano. Però è molto, quindi, tranquillo, devo dire, no? Perché non c'è traffico, non si sentono rumori, per cui, esatto, però il centro dista appunto 30 metri, ecco, esatto, questa è un po' la cosa importante. Sì. Diciamo che è una comodità che si scopre durante il soggiorno. Esatto. Volevo chiedere, i vostri clienti chi sono principalmente?
Noi abbiamo principalmente una clientela straniera, soprattutto nella stagione invernale. Abbiamo gente che proviene dalla Germania, dal Belgio, dall'Olanda, qualcuno anche dall'est, Nord Europa anche capita. Ecco, per quanto riguarda invece gli italiani, principalmente da dove arrivano? Gli italiani principalmente sono, diciamo, della Lombardia. Della Lombardia, per cui sono vicini di casa, possiamo dirlo, ecco, sì. In poche ore di macchina arrivano. Esatto. Volevo chiedere, quali sono, com'è l'andamento della stagione, com'è andata quest'anno? Ma è stata, ed è ancora, tutt'ora. Siamo a tre quarti, ma comunque c'è ancora un paio di mesi, diciamo. Esatto, quindi una stagione abbastanza lunga. Ed è partita molto bene, dicembre è stato un bel mese. Abbiamo avuto la fortuna di avere la neve, il paesaggio immacolato già da inizio inverno ha dato sicuramente una mano. Gennaio è stato un mese molto positivo, ma anche per la clientela italiana, non solo straniera. Febbraio si riconferma come tutti i febbrai, quindi buon mese anche questo. Prenotazioni ne arrivano anche su marzo, fine marzo, continuano ad arrivare, per cui direi che tutto sommato è un inverno perfetto. Sharon, vogliamo dare un po' i dati, i numeri per potervi contattare, il numero di telefono, l'indirizzo mail e il sito internet, se ci sono anche delle offerte che possono comunque andare a controllare eventualmente. Certo, allora il nostro numero di telefono è 0342 996 714. Ci trovate, siamo online, il sito è www.hdaniela.it. Potete scrivere una mail, potete prenotare comodamente sul sito. Sicuramente noi abbiamo diverse offerte. Bene, a questo punto ringraziamo la signora Sharon per averci dedicato questi minuti di intervista. Vi invitiamo a Livigno all'Hotel Daniela. Da qui, da Livigno, è tutto. A voi, studio. Grazie, vi aspettiamo. Sempre a Livigno, l'Hotel Flora, categoria 4 stelle, sta vivendo un'eccellente stagione invernale. Ne parliamo con la signora Ela, responsabile del ricevimento clienti. Buongiorno, bentrovati, siamo a Livigno, siamo in un bellissimo 4 stelle che si chiama Hotel Flora ed è ubicato in centro. Siamo con la signora Ela, che è la responsabile del ricevimento appunto dell'Hotel Flora. Buongiorno Ela. Buongiorno. Buongiorno. Quando nasce questo hotel? Allora, l'Hotel Flora nasce nell'anno 2000 per opera dei miei zii Stefano ed Erika. Questo è un albergo 4 stelle, direttamente in centro Livigno. Siamo direttamente sulle piste da sci perché è un punto strategico sia per un versante che per l'altro. Quali sono le caratteristiche del vostro hotel? Allora, il nostro hotel è dotato di centro benessere, piscina, abbiamo il garage coperto. È molto importante visto anche le temperature. Visto le temperature che ci sono, certo. A Livigno, sì, è un punto a nostro favore. L'hotel è dotato di 19 camere, sono tutte camere ampie. Abbiamo anche suite e junior suite che sono su due livelli. Quali sono i dati relativamente all'andamento stagionale del vostro hotel? Allora, sta andando molto bene la stagione, abbiamo avuto un incremento dell'8% rispetto all'anno scorso, abbiamo avuto una clientela straniera, nord Europa e comunque dell'est, e nei periodi clou anche italiani. Perfetto. Vogliamo dare i requisiti per potervi contattare direttamente al team hotel? Potete trovare tutti i nostri dati al nostro sito che è www.hotelfloralivigno.it. Perfetto, ringraziamo allora la signora Ela, invitiamo tutti coloro che ci vedono da casa a venire a Livigno e magari all'hotel Flora a poter prenotare. Da Livigno è tutto, a voi studio. Arrivederci. Trasferiamoci in Alto Adige, a San Vigilio di Marebbe. C'è un hotel con un nome particolare che fa dell'acqua la ragione del proprio successo. Ne abbiamo parlato con il titolare, signor Nicolo Alberti.
Buongiorno e bentrovati, oggi siamo a San Vigilio di Marebbe presso l'hotel Acqua Bad Cortina in compagnia del titolare, signor Nicol. Buongiorno a tutti. Buongiorno Nicol, partiamo con la prima domanda. Qual è la storia di questo hotel? Questo hotel ha una storia lunga che ufficialmente inizia nel 1741, dove questa casa viene nominata la prima volta e inizia come bagni del paese. Questi erano i bagni di San Vigilio di Marebbe, ecco perché si chiama Acqua Bad Cortina. Bad è tedesco, tenete conto che fino alla prima grande guerra qui era impero austro-ungarico, ecco, quindi si usavano anche parole tedesche. Bad significa bagni, quindi questi erano i bagni di San Vigilio di Marebbe, dove la gente veniva prima di tutto a lavarsi e poi, dopo le prime analisi ufficiali del 1890, si scoprì che si trattava di un'acqua minerale, quindi un'acqua curativa. Iniziò anche il periodo poi dei bagni curativi. Perfetto. L'acqua è l'elemento naturale dell'uomo, della vita, ed è, diciamo, il simbolo un po' di questa struttura, no? Qui gira tutto intorno all'acqua. In architettura si direbbe questo il genius loci di questo luogo. Qui parte tutto dall'acqua, perché senza la sorgente, senza quest'acqua, non sarebbero stati costruiti i bagni all'epoca e questo luogo non avrebbe assunto questa sua particolarità. Quindi l'acqua della sorgente, ma volendo anche l'acqua del ruscello, il rio San Vigilio che scorre proprio qui accanto, l'elemento acqua, ecco, fa da principe di questo luogo. Ecco, qual è la filosofia della, diciamo, la linea guida di questo hotel? La filosofia, la linea guida è quella, prima di tutto, di essere il più possibile in sintonia con la bellezza della natura di questi luoghi, e questo è un compito che noi sentiamo importante. Fatto questo passo, per quanto riguarda quello che noi offriamo in casa, la filosofia, l'idea è cercare di dare e fare per tutti i nostri ospiti quello che vorremmo ricevere noi quando andiamo in vacanza. E lì le scelte diventano molto semplici in cucina, diventano molto semplici sulle bevande, diventano molto semplici sul dormire. Ecco, dare all'ospite quello che noi vorremmo ricevere. Qui da San Vigilio di Marebbe è tutto, direi? Direi da San Vigilio di Marebbe è ben poco. Per vedere il tutto, uscendo di casa, avete la natura che vi aspetta e lei vi racconterà una bella parte del tutto. Perfetto, vogliamo allora dare agli ospiti e a chi ci segue direttamente da casa i dati per potervi contattare? Il mio consiglio: andate sul nostro sito, che è il www.acquabadcortina.it, da lì ci sono form di richiesta, si può prenotare online. Se volete sentire la nostra voce, chiamateci al 0474 501 215. Bene, ringraziamo il signor Nicol di averci dedicato questi minuti di intervista. A voi studio. Ciao. Torniamo in Trentino, precisamente a Levico Terme, dove il nostro inviato ci presenta la località turistica. Benvenuti a questo nuovo appuntamento. Oggi ci troviamo a Levico Terme. Levico Terme è una località turistica situata a 500 metri di altitudine in Valsugana, a circa 20 km da Trento. Levico è rinomata soprattutto per le terme che, insieme a quelle della vicina Vetriolo, sono note a livello internazionale per le acque arsenicali ferruginose, uniche nel mondo, e per le loro qualità terapeutiche e rigenerative.
una città di stampo antico che rievoca atmosfere ottocentesche in cui i nobili da tutta Europa venivano a soggiornare nel periodo estivo. L'insieme di antico e moderno ne fanno un centro ideale per proposte e attrattive differenti e molto variegate. Molteplici sono gli eventi che si ripetono annualmente nella stagione estiva, ma anche in quella invernale. L'Erico propone salute, benessere termale e climatico, sport e divertimento all'aria aperta, mountain bike, escursione a piedi o a cavallo, nuoto, canottaggio, calcio e tennis sono gli sport più praticati. L'Erico ha ottenuto il riconoscimento Bandiera Blu d'Europa grazie alla qualità delle acque di balneazione e ai servizi proposti negli stabilimenti. Concludiamo dandovi appuntamento ad aprile con la nuova edizione di TG Turismo. Se volete comunicare con noi potete farlo inviando un'email a tvwebturismo@gmail.com. Vi invitiamo inoltre a visitare il sito www.corrierturismo.com. Un caro saluto da Andrea Semino.